Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Tutto congiurava verso il peggio a Castelfidardo, classifica che non lasciava speranze, ultras che disertano lo stadio, squadra con il morale sotto i tacchi dopo il KO casalingo contro il Sant'Arcangelo. Invece a Forlì succede l'impensabile, vittoria per 2-0 e crisi nera per la formazione romagnola. Per i biancoverdi vanno a segno D'Ercole e Calabrese, che affossano sempre più le velleità di salvezza dei biancorossi. Pronti via ed il Castelfidardo, con una banale ripartenza, buca la difesa di Burro Forlivese e con D'Ercole firma il fulmineo vantaggio. Una mazzata colossale per Campedelli e i suoi ragazzi, che ci mettono 15 minuti per riordinare le idee e presentarsi dalle parti di Barbato. Croci si invola sulla fascia, palla nel mezzo per Baldinini che in girata colpisce il palo. Il Forlì però è fragile e dal 23esimo una nuova ripartenza di D'Ercole fa correre i brividi sulla schiena degli ormai pochi tifosi del Morgagni col tiro dell'attaccante biancoverde che lambisce il palo alla destra di Mordenti. La risposta dei Galletti è tutta in una girata al volo di Graziani al lato di Poco. Da segnalare alla mezz'ora l'uscita anticipata dal campo di Nigretti, colto probabilmente da un forte mal di stomaco che gli ha impedito di proseguire la partita. Nella ripresa il piglio dei padroni di casa è leggermente più battagliero, ma la tanta voglia di fare si va a scontrare spesso con la confusione in campo ed infatti gli unici pericoli per la porta di Barbato arrivano da calcio piazzato. Prima è Ambrosini al 60esimo a provarci da punizione, ma Barbato respinge in angolo. Dal susseguente corner Mazzotti viene agganciato in area procurandosi un rigore solare, che però Alex Ambrosini sbaglia clamorosamente facendosi parare il tiro dall'estremo portiere biancoverde che in tuffo indovina l'angolo giusto. Al 20esimo il tentativo è di Brunetti di testa che prova a pareggiare i conti ma la palla colpisce la traversa. È il Castelfidardo però a decretare la fine anticipata del match con Calabrese che al 27esimo raccoglie in area un pallone deviato e insacca per il raddoppio degli ospiti. Non succede più nulla fino al 90esimo con un Forlì completamente assente dal campo e contestato dai propri tifosi. La speranza è l'ultima a morire in casa Castelfidardo e domenica arriva il derby contro la Jesina. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.